Venerdì 7 ottobre il Duomo di Pieve di Soligo ha vissuto la solenne traslazione del futuro beato Giuseppe Toniolo. In una prima fase si è proceduto con la chiusura dell'urna con i resti mortali del Toniolo, dopo la ricognizione canonica e il lavoro di preparazione delle reliquie svolto dai medici nei giorni precedenti. L'urna è poi stata portata in Duomo con la processione, che ha dato inizio alla celebrazione eucaristica. A presiedere la Santa Messa, Monsignor Giovanni Paolo Benotto, arcivescovo di Pisa, città in cui il Toniolo ha esercitato per anni il suo insegnamento. Insieme a lui, i vescovi Pizziolo, Gardin, Stella, Magarotto, Ravignani, Padoin, Poletto e molti sacerdoti. Questa celebrazione rievoca quella avvenuta 71 anni fa, quando le spoglie mortali del venerabile Toniolo sono state portate nel Camposanto, qui in questa chiesa, nel sarcofago che era stato appositamente preparato. Questa volta le spoglie mortali del venerabile vengono portate dopo che il 20 di settembre erano state prelevate per la doverosa ricognizione canonica in vista della beatificazione. La data in cui celebriamo questa traslazione coincide con la data della morte di Giuseppe Toniolo, il 7 di ottobre. Coincide anche con la festa della Beata Vergine Maria del Rosario. Due coincidenze davvero molto belle e significative. Essere qui per me è gioia grande, per il legame che c'è tra la Chiesa Pisana e la parrocchia di Pieve, nel nome e nella memoria di Giuseppe Toniolo. Sono stati il vostro attaccamento e la vostra devozione a Giuseppe Toniolo, vostro concittadino adottivo, se possiamo finalmente prepararci alla sua beatificazione. È stata la forza e la convinzione della vostra preghiera e della vostra fede se è stato ottenuto dal Signore il dono del miracolo tanto atteso per la glorificazione del nostro servo di Dio. Toniolo era un cattolico, figlio fedele della Chiesa, devoto al Papa, pronto sempre a mettersi in gioco per servire la causa del Vangelo. Cristiano sempre e dovunque. E se la sua figura si stagliava alta nella vita sociale del tempo, Toniolo non fu mai uno che se ne stette chiuso in una torre inaccessibile. Pensoso per i suoi studi e le sue ricerche, mai chiuso nella sua individualità. La testimonianza data dal venerabile servo di Dio, proprio perché ancorata al messaggio universale del Vangelo, si mantiene ancora oggi fresca e attuale, capace di suscitare ammirazione e imitazione. La norma che gli stava davanti era age quod agis, cioè fai bene quanto stai facendo, qualunque sia la cosa che sei chiamato a fare in quel momento. Oggi, festa della Madonna del Rosario, vogliamo ringraziare Dio per averci donato in Giuseppe Toniolo un testimone esemplare della bellezza e della novità del Vangelo, vissuto nella ferialità di ogni giorno e già pregustando la gioia della sua beatificazione, vogliamo chiedere al Signore di moltiplicare nella nostra società simili apostoli del Regno di Dio, perché il mondo veda e creda che Gesù è il Signore, a gloria di Dio Padre. Amen. Pian pianino cercheremo di renderci conto quanto siamo stati benedetti, quanto siamo stati favoriti dal Signore, e che il Signore ci aiuti a corrispondere a tutta questa grazia di avere qui i resti mortali delle reliquie del Toniolo, ma anche di aver avuto il miracolo in questa comunità.
Al termine della celebrazione, i fedeli hanno potuto sostare per qualche minuto nei pressi dell'urna, che in seguito è stata trasportata verso il fondo della chiesa ed è stata riposta all'interno del sarcofago monumentale che fino a qualche settimana fa ospitava la cassa con il corpo del Toniolo. La comunità di Pieve di Soligo ora attende con trepidazione la data in cui a Roma Giuseppe Toniolo sarà beatificato.